di dove siete? Siete del posto? Buongiorno, siamo vicino Senigallia, di Iesi, Castelplanio. Visto che ne approfittate per fare una bella passeggiata. Bella ventilata stamattina, sì. Diciamo un po' troppo ventilata. Però ci si mantiene in attività. Sì, sì, io ho due agriturismi e approfitto dei momenti che non c'è i cambi, questa roba qua, per venire al mare con lei. Quindi un po' di relax. Sì. Di dov'è? Di Milano. Loro sono... Torna tutti gli anni qua a Senigallia oppure? Sì, tutti gli anni, perché ho qui la mia signora che abita qua, quindi veniamo qua, cioè alla casa qui, e quindi passiamo qua tutte le estati. Se dovesse consigliare qualcosa da visitare a Senigallia, che cosa direbbe? Il centro è molto carino a Senigallia, sicuramente la rotonda. Anche e poi la rotonda, e poi vabbè, consiglierei tanti di quei ristoranti qua in zona, che insomma vale la pena. Mangia bene? Assolutamente sì. Cubana, Soave di Verona, Monzano, Iesi. Una settimana in famiglia e con gli amici? Un po' vengono da noi, un po' stanno qui al mare più vicino, quindi stanno bene, sicuramente. E visto che è quasi ora di pranzo, si comincia con l'aperitivo? Sì, sì, è ora dell'aperitivo, ci piace. Spritz e pizza? Esatto. Di dov'è lei? Di Milano. Come mai ha scelto Senigallia? Ci veniamo da quando eravamo ragazzi. Io vengo a Senigallia da quando ero nella pancia di mia mamma, quindi mi sento senigalliese di adozione, diciamo. Quindi si ritorna a casa, a riposino, poi in spiaggia di nuovo? Sì, poi il pomeriggio ritorniamo in spiaggia, oppure facciamo un giro nell'entroterra, oppure andiamo per cantine, oppure giriamo un po'. Perché abbiamo anche il cagnolino che non si può portare durante la stagione. Purtroppo Senigallia non si può portare in spiaggia e quindi dobbiamo tornare a casa. Questa è una delle limitazioni. E fa parte della famiglia. Assolutamente, anzi, anche peggio. Fino a quando rimarrete? Ancora una settimana. Le colline offrono tantissimo, quindi abbiamo dei prodotti buonissimi su quello che è l'arte culinaria. Il mare e il vento, la rotonda è già un paesaggio suggestivo. Se ci giriamo le spalle abbiamo le colline che sono piombo sul mare, quindi è un bellissimo territorio, quasi direi un territorio vergine ancora. Io sono di Bergamo. Come mai la spiaggia di velluto? È venuta qua a Senigallia. Ah, non lo sapevo che si chiamasse la spiaggia di velluto. Niente, abbiamo trovato un posto e visitiamo le Marche e andiamo a Senigallia. Tra l'altro è una bellissima cittadina. Sono umbra, sì. E si gode una bella giornata di mare? Bellissima giornata di mare. 4 anni che veniamo qui, mi trovo molto bene. Veniamo qui, insomma, sì. Com'era? Era calda l'acqua? No, era fresca finalmente. Un po' di refrigerio ci voleva. Ha fatto un bagno o una passeggiata? No, soltanto una piccola bagnata, perché poi è freddo con questo vento, no? Allora... E oggi pranzerà qua al mare? Si è portata dietro qualcosa? No, tornerò in hotel. Fino a quando rimarrà qua a Senigallia? A sabato. E di dov'è? Di Perugia. Anche lei è all'opera? Sì, giochiamo. Che cosa si realizza questa mattina? Volevamo fare il faro per la nave, che è già piena di fango, affondata. I castelli. Bene, buon lavoro e buon divertimento anche ai suoi ragazzi. Grazie. Settimana di ferie oppure di lavoro? No, ferie. Solo tre giorni. Brevi. Siete di qua? Sì, siamo nella zona. Vicini. Se ne approfitta e si va al mare? Sì, visto le temperature, oggi si sta molto meglio, realmente molto meglio, confronto a ieri era una temperatura un po' troppo alta. Spiaggia libera o in concessione? No, concessione.